42 anni di professione, un riconoscimento consegnato dalla diocesi in occasione della festa del patrono San Francesco di Sales in una giornata in cui si è ragionato su un tema importantissimo, quello delle modalità con cui raccontare le storie. Dopo 42 anni di professione che cosa ancora hai da imparare? Tutto, tutto. Credo che questo mestiere sia bellissimo proprio perché ogni giorno ti insegna qualcosa e te lo insegna attraverso i testimoni più disparati, eh, dalle persone che incontri facendo questo mestiere ai colleghi, anche i colleghi più semplici, più più giovani, perché c'è sempre una scintilla da cui far scattare un ragionamento e è sempre qualcosa che ti riporta al cuore delle cose e delle storie umane. Quindi veramente la cosa bella di questa professione è che penso che fino all'ultimo giorno avrò da imparare tanto. Hai ricordato due cose nella tua dedica, la memoria e la squadra. L'importanza di questi due fattori, una dedica importante ai tuoi genitori e una altrettanto a chi lavora con te. Beh, credo che sia doveroso che il riconoscimento debba essere necessariamente condiviso. Il giornalismo è un, una professione che si può fare bene solo in squadra. La memoria e la passione della squadra sono due elementi fondamentali per cercare di sbagliare il meno possibile. Oggi il Papa nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali ci ha invitato ad una narrazione umana e quello che cerchiamo di fare non sempre ci riusciamo, sbagliamo come tutti ma l'importante è avere sempre presente che dietro ogni storia c'è una persona. Tu hai detto che è più che un riconoscimento lo prendi come un impegno, in vista di cosa? Ma L'impegno in vista di una sfida quotidiana, cioè, l'impegno ce l'abbiamo sempre come giornalisti, quello di dover raccontare tutti i giorni con eh, la deontologia, con eh, la sensibilità che ci caratterizza. E L'impegno perché? Perché ti arriva, non ti arriva da una persona prestata che fa comunque piacere, ma ti arriva comunque da una... In realtà una Diocesi deriva eh, da un mondo del quale tu ti senti parte perché abbiamo, dico al plurale, io dico personalmente il dono della fede e quindi cerchiamo di portarlo anche nella nostra professione quotidiana. Quindi l'impegno a far sì che questa eh, cultura eh, deontologica eh, che, che ci porta a essere anche militanti o sotto questo termine nella quotidianità Vado avanti nel tempo perché insomma, qualche anno è passato da quando ho iniziato a fare questo mestiere, ma mi auguro di averne ancora tanti altri ed è una sfida continua, lo sappiamo tutti, è sempre molto difficile, spesso ti chiedono devi essere obiettivo, l'obiettività non sta scritta sui libri, sta nella tua coscienza, nella tua conoscenza e quindi è un lavoro quotidiano che si deve rinnovare. Una delle parole che ha risuonata in quest'aula oggi è stata quella del discernimento, sicuramente faticosissimo e forse ancora più difficile coniugarlo con la velocità che oggi il nostro mestiere ci impone. Allora come fare? È difficile, è difficilissimo perché oggi c'è un altro aspetto che c'è internet che ti costringe o ti porta a dare subito la notizia. Allora, il pensiero è dai quelle tre righe? che descrivono il fatto, le famose 5W, no? e poi piano piano costruisci il pezzo. Allora forse così riesci a essere eh, da una parte eh, efficace, tempestivo, ma anche con una buona capacità di discernimento, perché tutto subito non si può fare. Forse questo è un messaggio che lanciamo anche al mondo degli editori, che magari a volte ti chiedono tutto e subito, ma tutto e subito è impossibile. Soprattutto nel momento in cui ci si chiede anche di distinguerci da quella che è la cosiddetta fake news. Io credo che bisogna difendere anche questa professione, questa professione si difende con la conoscenza, la professionalità e come dicevamo la capacità di discernimento, la velocità eh, la lasciamo stare ad altri, noi dobbiamo essere eh, rapidi ma soprattutto puntuali, precisi e corretti. E questa è una sfida quotidiana, come dicevo prima, ma ripeto, è anche un modo che ci distingue da chi giornalista non è, da chi eh, propana, eh, propaga delle fake news e noi non vogliamo essere questo. Eh, mio marito è sempre un'emozione grande, anche se sono passati tanti anni per noi, c'è sempre, c'è sempre. Sarebbe stato un uomo nell'ombra, no? Perché poi... Come me è eh, sempre dietro, mai, mai davanti. Quindi questo riconoscimento è stato un po' un modo per, per tirarlo un po' fuori, no? Comunque, io ogni tanto lo ricordo. L e le c'è sempre. Eh, Quest'anno erano 25 anni, infatti ho realizzato quel filmattino con un po' di immagini rubate, tra l'altro, perché non, non amava neanche farsi riprendere. Ma il papà cosa ti ha insegnato più di ogni altra cosa? Eh, la serietà sul lavoro. Cioè quando insomma, mi prendo un impegno portarlo a termine cioè, infatti io non riesco mi danno fastidio le persone che mille idee e poi alla fine non ne concludono neanche una lui invece mi ha insegnato tanto vabbè, a, a, a saper fare un po' di tutto perché lui è sempre stato uno che, che si è sempre ingegnato a far di tutto e quindi riuscire sempre a trovare una soluzione anche quando a volte è difficile trovarla e, e poi se inizia una cosa portarla a, fine, cioè, cioè, a termine che non è scontato No, ultimamente direi proprio di no, anzi spesso e volentieri trovi delle cose lasciate lì, e si vede. facendo informazioni c'è tutti i giorni, prendendo ad esempio l'autostrada, per perché noi facciamo informazione, è una cosa fatta tanti tanti anni fa e lasciata lì. Claudia, tu non fai il lavoro di tuo fratello, evidentemente, quindi lui ha imparato anche il mestiere dal papà, forse a te ha lasciato di più un ricordo dal punto di vista umano. Sì, io sono, lavoro nel sociale, all'ASL 4, e, lui mi ha insegnato comunque a non demordere mai, e, a credere in quello che si fa, ad aiutare gli altri, e, ad esserci per gli altri. E, ha sempre detto che veramente come dice anche nelle letture chi semina raccoglie e quindi anche l'onestà nel lavoro, la coerenza di vita sono tutti valori che lui ci ha sempre trasmesso fin da piccoli che porto avanti e che spero di trasmettere diciamo anche ai miei figli e ogni giorno nel mio lavoro comunque di essere a servizio degli altri. Raccontare sì, ma come? Potremmo sintetizzare così il tema della riflessione di oggi con i giornalisti del Levante Ligure, ma eh, quanto nella deontologia dei giornalisti è già scritto lo stile di un racconto? Sulla carta, come abbiamo detto stamattina, ci sarebbe già scritto tutto, è un po' l'acqua calda perché di, di particolarmente sconvolgente non c'è nulla. Il problema è che le carte deontologiche, come codice penale o civile, ci sono perché c'è chi, anche tra di noi, queste regole non le rispetta. Il racconto oggi come oggi è ancora più importante perché l'informazione e la comunicazione, che sono due cose profondamente diverse, sfruttano moltissimo il racconto, la narrazione ed è un sistema, una tecnica che condiziona e può essere utilizzata molto per costruire campagne positive ma purtroppo spesso anche in senso negativo. Nella tua carriera quali, a quali principi non hai mai derogato? Quello dell'onestà intellettuale, cercare di essere il più onesto dal punto di vista intellettuale, cercando di rispettare le persone. Poi in 40 anni e passa da cronista, senz'altro ho fatto più errori di altri. Magari rileggendo qualche pezzo vecchio di anni, magari sorrido oppure dico, perbacco, magari penso anche a qualcosa d'altro, dico, come si dice in Liguria ho fatto veramente una belinata grossa. A quali principi non hai mai derogato nella tua attività professionale? Raccontare... Con occhi nuovi, non dare mai nulla per scontato, e questo non dare mai nulla per scontato, comunque eh, ti fa approcciare alla realtà con occhi sempre nuovi. E un'altra cosa, ma questa più che una regola non ci riesco, e cioè non riesco ad essere terzo rispetto alle situazioni e a volte ho bisogno di fermarmi, non soltanto per ascoltare, ma ho bisogno di fermarmi per, per riprendermi. Non ci riesco. Ci sono tante situazioni nelle quali io ho dovuto, cioè mi sono commosso, mi sono dovuto proprio fermare. Un'altra delle regole è fermarsi, ma fermarsi proprio fisicamente, perché per essere cronisti bisogna starci, ma poi bisogna anche fermarsi ascoltare e un'altra delle mie regole è quella di percepire gli odori è vero che questo senso non lo si potrà mai raccontare né con la scrittura né con il video né con l'audio però è una sorta di eh, come posso dire qualcosa che ti entra dentro che poi ti aiuta ad interpretare il tutto e tutto questo per far sì che Ecco, l'impresa più difficile è quella del discernimento, per far sì che poi tutte queste regole mi aiutino a fare un discernimento eh, il più positivo possibile. E quella è poi una scommessa, aspetto che eh, i telespettatori e le telespettatrici dicano qualcosa per capire se veramente ho saputo fare un buon discernimento. Però oggi come si coniuga il discernimento con la velocità che il nostro mestiere richiede oggi? Non si coniuga. La velocità è nemica della qualità. Se oggi un telegiornale diventa un notiziario, questo va a danno della qualità dell'informazione perché se l'informazione deve produrre pensiero perché tra l'altro i giornalisti e i giornalisti, oltre ad essere una comunità educante, sono anche una comunità di pensiero con un notiziario, con poche righe, si rischia di. Sacrificare il pensiero che noi vogliamo trasmettere. Quindi la velocità è nemica del nostro mestiere, bisogna fermarsi. Essere cristiani nel mondo dell'informazione eh, non è scontato, dire la propria fede là dove si è. Eh, tu sei o dici di essere cristiano, appunto? Lo sono, ma non lo dico e non lo voglio neanche dire, però penso anche una cosa che, e questo mi è capitato diverse volte, che i cristiani finiscono per riconoscersi. Ci si riconosce anche da piccoli gesti, anche da, dalle, dalle parole, da alcune espressioni da sfumatore. E questo è quello che mi piace di più, quando ci si riconosce nella fede comune, oppure quando ci si riconosce come persone di fede. E lì poi scatta una sorta di emulazione spirituale. Quindi il giornalista, io preferisco definirmi un giornalista credente, più che un cattolico, giornalista che giornalista cattolico. E questa è un'altra sfida quotidiana che eh, si lega al discernimento. Cioè io col mio essere credente, quanto riesco a fare discernimento? In una situazione in cui una persona deve essere valorizzata per quello che è? Questo è l'interrogativo che mi pongo sempre. Sempre studiare, hai detto, l'hai ricordato, nel nostro mestiere, dunque anche dopo tanti anni? Studiare, leggere, leggere in continuazione, leggere, mai stancarsi. Tra l'altro. Un credente, un cristiano, non è una persona finita, è una persona infinita. E questo essere infinito te lo dà se veramente tu hai un'attenzione una a studiare, a leggere e soprattutto ad alimentare la curiosità, a non fermarsi davanti ad un orizzonte, andare oltre quell'orizzonte la conoscenza questa è la cosa positiva questa sete e fame di conoscenza e non si finisce mai di studiare che tu pensi di essere arrivato ad un punto però già vedi che c'è un'altra pagina è un, un libro con pagine infinite perché hai detto che il giornalista il mestiere del giornalista e i giornalisti sono una comunità educante noi siamo una comunità educante piaccia o no può sembrare anche presuntuoso questo eh? perché noi abbiamo la responsabilità della parola. E la parola pesata e eh, valorizzata nel momento giusto, pesata, pesata, ha un effetto sulla comunità che ascolta. Ecco, noi dobbiamo quasi tremare ogni volta che stiamo davanti ad una parola, anche se può sembrare banale, ma ha un effetto sul cuore e nelle coscienze. E una parola scelta in maniera fredda, da una per una situazione che uno non conosce rispetto ad una parola che poi uno sceglie oppure eh, gli viene come, le viene come ispirata dalla situazione, ecco questa seconda situazione, questa è la parola. Nel ponente genovese a Mele esistono delle confraternite, all'interno di queste confraternite ci sono queste figure storiche, i Cristesanti, che ancora oggi mantengono viva una tradizione antichissima, come dicevamo. Infatti c'è sempre questo richiamo tra antico e contemporaneo, il contemporaneo che è rappresentato da ragazzi giovanissimi, anche di 13-12 anni, che ancora oggi portano e stramurano il crocifisso. Quanto è diffuso ancora oggi il, questa tradizione dei cristesanti? Possiamo dire che è diffusissima perché si estende in tutta la Liguria e il basso Piemonte, quindi eh, ha un seguito consistente e sia di persone adulti, ma anche di ragazzi, diciamo dai 12-13 anni in su. Tra Casace c'è una vera e propria collaborazione un po' su tutto il territorio ligure? Eh, sì, mm, possiamo dire che eh, la collaborazione per eh, svolgere una bella manifestazione eh, deve avere la partecipazione di tanti cristesanti e, e i cristesanti sono veramente diffusi su tutto il territorio Ligure. Da Pietra Ligure passando per Genova, tutta l'entroterra, eh, Polcevera, Val Bisagno, fino ad arrivare in Val di Vara e San Pietro Vara, Varese Ligure. Che cos'è che spinge a diventare un cristesante? Eh. Allora partiamo dalla fede, perché bisogna iniziare a vivere all'interno della confraternita già da. Da bambino e, e poi si vedono le processioni, si vedono gli amici che un pochettino più anziani, un po' più adulti eh, portano il, il Cristo, il crocifisso, e si appassiona e si tenta di, di provare, e poi quando si vede che si riesce a portarlo abbastanza bene c'è sempre la scaletta di raggiungere eh, un, un traguardo in più quindi passare ai crocifissi sempre eh, più pesanti e, e questo ti, ti spinge a, ad andare avanti e che età hai iniziato ho iniziato a 14 anni e ora ne ho 54 quasi e diciamo che posso dire di aver eh, toccato numerosissimi cristi, veramente non mi ricordo quanti, quanti ne, ho, ne ho portati. Ci sono anche tanti giovani che si avvicinano a questa tradizione di portare il crocifisso processionale, ne abbiamo qua due che indossano degli indumenti particolari, che cosa? Allora, questi due ragazzi che abbiamo fatto venire qui eh, proprio a rappresentanza del... Eh, eh, diffusa eh, partecipazione e presenza di giovani cristesanti mm, Andrea che è di Mele quindi nell'entroterra di Voltri e eh, Mattia di Moneglia eh, Andrea è vestito con la cappa che normalmente eh, questo eh, abbigliamento ce l'ha lo stramuro eh, quindi quello che u pigia u Cristo da un portò e passa all'altro portò eh, invece Mattia con il crocco che è questo diciamo, eh, raggruppamento di eh, cinture in cuoio eh, con il coppino in cui viene eh, eh, messo il pessino del Cristo, quindi la parte eh, all'estremità inferiore della, della croce, e, e gli permette di portarlo eh, per le strade, nelle chiese, dove, dove è da portare Gesù. Allora, tu sei quello quindi che solleva il crocifisso quando c'è il cambio eh, del portatore. Che, come vi allenate? C'è cioè, ci, anche un, un allenamento proprio per essere capaci a, a sostenere questi Cristi così pesanti? C'è un allenamento che noi a Mele lo facciamo ogni venerdì, alla sera, quando tutti sono a riposo il giorno dopo, noi da scuola, gli altri da lavoro. E facciamo ogni venerdì degli allenamenti dove Uporto eh, prova a tenere in equilibrio il Cristo eh, nel crocco e Stramio a tenerlo nelle braccia in equilibrio. E poi ci sono altre confraternite che le faranno durante la settimana, alla sera o al martedì o al giovedì dove ci alleniamo sempre con dei cristi che vanno dai 40 kg in su agli 80 a 125 dei cristi così ecco c'è un momento anche proprio di concentrazione quando c'è questo eh, passaggio voi vi scambiate anche eh, delle parole per dirvi che siete pronti nel, nell'agire ci scambiamo delle parole che quando un cristesante cri eh, sante dice eh, di cambiare dice vegni allora il stramuò eh, lo dà al portatore piegando le ginocchia perché se piega le braccia c'è il problema che o si carica o vada per terra poi upurtò invece è lo stesso, a parola vegni per darlo e lo si tiene in equilibrio sul bacino e la spalla e la testa viene staccata direttamente dal, eh, dal crocifisso e invece per portare il crocifisso che tecnica si usa? dell'equilibrio e anche della forza, soprattutto equilibrio che non venga addosso o va di per terra. E come fate a tenerlo in equilibrio? Avete una posizione da assumere? Tenendo bene o male il bacino e tenendolo in equilibrio, com, muovendoti o indietro o in avanti, per non, dipende dove va. Voi percepite tutto il peso del crocifisso o riuscite in qualche modo a equilibrarlo? In equilibrio lo senti molto di meno, se invece lo tieni molto più carico, lo senti molto di più. Tu eh, fino a che peso sei arrivato come eh, crocifisso portato in processione? Un quintale no, non di più. E da quanto tempo è che hai iniziato a fare questo servizio? In processione. Ci vado da quando sono nato, che ho cioè il mio padre, invece a portare, eh, dieci anni fa, da quelli più piccoli. E adesso sono salito. Direi che hanno una buona preparazione, già anche proprio hanno acquisito le tecniche di base. Sì, decisamente, sono anche bravi nel descrivere eh, le varie operazioni che, che si devono fare per, eh, per il passaggio. Perché l'operazione più difficoltosa è il passaggio. Perché a portare il Cristo o a stramurare, tenerlo nelle braccia. Eh, deve essere eh, diciamo, bravo l'operatore però il passaggio è il momento in cui tutta la squadra eh, si deve eh, diciamo, impegnare ed essere attenta per eh, compiere questa operazione bene quindi eh, c'è dell'individualità bisogna essere bravi però è, bisogna anche eh, affermare